prima di cominciare. Mi chiamo Pedro, sono un cedro. Benvenuti a tutti quanti. Vi dico qualche parola, una o due, per introdurvi alle storie che state per leggere o ascoltare. Sono tante storie favola e tante altre potrebbero arrivare. Tante quante sono le avventure che nonna Marina e Anita divertita vivranno nel loro andare. Di recente ho letto queste storie ad un cardellino passato qui per caso. Mi si è posato su un ramo alto e si è accoccolato. Mentre leggevo, i suoi occhi luccicavano come bollicine di rugiada al primo sole del mattino e sentivo il tamburellare del suo cuoricino. Quando ho concluso, è rimasto in silenzio un pochettino. Ricamava pensieri su trame di lenzuoli stesi al vento e poi ha cantato e cantando mi ha detto: siamo noi a costruire la realtà. Cosa intendi? Ho chiesto io. Con le parole tessiamo beltà. Il cardellino si è aggiustato lesto lesto le penne sulle ali ed è ripartito. Ciao, ciao uccellino. Beh, credo proprio che abbia ragione. Le storie di Marina e divertita ne sono la dimostrazione. Il parco della loro casa si è trasformato in un prezioso incanto. Tutto, ma proprio tutto, emana significato. Il passato si intreccia col presente, il fuori si mescola al dentro e non più silente, le trame di storie si moltiplicano continuamente, ci siamo noi alberi, ci sono creature fatate, c'è una nonna e la sua nipotina che si perdono dolci in risate, ci sono immagini che spuntano lasciandoti doni. Chi è narratore? Chi è narrato? Cosa nella tasca di nonna Marina è ancora celato? Poi l'epiteto di mio nome è diventato un chi da come era un come. Tutto è un perenne rinnovamento. Petali bianchi si liberano al vento. Le parole sono lasciate correre in libertà. Le vedo giocare nel parco di nonna Marina e sfarfallare di felicità. Allora, buon viaggio. Auguro lo stesso coraggio di nonna Marina e Anita divertita. Far di ogni evento un'occasione di premere i pulsanti della curiosità e dell'immaginazione. Ah, ricordati, c'è sempre un'altra volta. Buonasera, non vi spaventate perché sopprerò solo 10 secondi per i dovuti ringraziamenti. Io sono Olga Bandini, la presidente della nostra Vallarta Ubicore USA, che ha promosso questa iniziativa culturale. Allora, faccio i dovuti ringraziamenti innanzitutto a voi, a tutti i partecipanti. Poi ringrazio l'amministrazione comunale che ha collaborato, partecipato e collaborato. Ringraziamo questa prestigiosa accademia che ci ospita. Ringraziamo la pittrice Luciana Urbinati che ha collaborato a questo libro. Conviene prendere il libro, se non vi piacesse il contenuto vi piacerà senz'altro quello che lei ha dipinto ed è veramente straordinario. Di nuovo buona serata e sono stata nei 10 secondi. Grazie. Allora, intanto buonasera a tutti. Ringrazio davvero tantissimo Italia Nostra e Marina Seganti per questo invito. Per me è un po' una rimpatriata. Io e Marina siamo colleghe e abbiamo avuto tanti maestri in comune, buoni maestri. Vorrei ricordarne due, perché ai quali sono particolarmente affezionata. Andrea Canevaro, che ha fatto la prefazione anche di questo libro, e Gian Pietro Lippi.
due grandi persone, due grandi pedagogisti che sono nel nostro cuore. Detto questo, mi compete la presentazione delle persone che sono con noi. Liana Mussoni, attrice e cantante, scenografa e regista. Io direi un artista a tutto tondo. Il musicista Andrea Branchetti all'organetto diatonico. Marina Seganti, ricercatrice, scrittrice, pedagogista, vorrei aggiungere. Sandro Pascucci, direttore teatrale. Si chiama Anita. Mi dicono che è arrivata Anita. Ciao Anita. Una parte per Anita. Anita bellissima, protagonista del libro. Delle favole. Ah sì, mi dice Olga che Liana Mussoni sostituisce Silvio Castiglioni che è malato. Luciana Urbinati, che, della quale ha già parlato Olga, ma mi sento di dire che è la persona che ha illustrato benissimo il libro di Marina, Storie Favola, e vedete qui e là sul davanzale della finestra alcuni dei suoi disegni. Io li trovo molto belli, complimenti. Allora, io ho letto con grande interesse il libro di Marina, grande interesse perché quelle che appaiono solo favole e di fatto hanno la forma del racconto favola, però sono rappresentate in prima persona da nonna Marina, chissà chi è. Hanno il sapore delle storie che nascono da esperienze reali, esperienze di vita, la famiglia, il profondo rapporto affettivo con la tra la nonna e la nipotina Anita. E sembrano solo in apparenza racconti rivolti ai bambini, e sono per i bambini, che chiaramente vi trovano un interesse notevole, però sono anche rivolti agli adulti, che sono invitati a relazionarsi con i più piccoli in contesti diversi, contesti che possono essere la famiglia. Che cosa c'è di più bello di una lettura in famiglia? Con i piccoli vicino a noi. La scuola, la lettura come metodologia educativa, ma il libro contiene anche tanti richiami alle scienze, alla letteratura, all'arte. Quindi un libro che definirei a tutto tondo, un libro estremamente interessante. E vorrei fare una domanda a Marina in relazione a questo. Speriamo facile. No, è facilissimo. Facile, facile, non faccio la carognetta. Allora, il libro, Marina, è un libro dove ci sei tu fino in fondo, insieme ad Anita, ma ci sei tu come persona. E la lettura viene presentata come qualcosa che richiama le esperienze professionali, familiari. Ecco, cosa ti ha portato a scrivere questo libro e a scegliere questi argomenti? Grazie. Una domanda bella, una domanda importante, perché questo libro è nato per amore. Amore per la mia nipotina, e amore per la scrittura, perché amo davvero scrivere, sto bene, mi nutre la scrittura, amore per la natura. Queste tre cose si sono avvicinate e la mia penna ha cominciato a correre sui fogli bianchi. E poi un altro aspetto da ricordare sono i momenti indimenticabili che ho passato con lei, con la natura, dove germogliano meraviglie sempre nuove, e quindi questo
mi ha fatto crescere insieme alla natura e insieme alla mia nipotina, e ci siamo divertite. E quando scrivevo stavo bene e scrivevo di getto, ho scritto sempre di getto, e poi rileggevo a voce alta per sentire se era, se sentivo una musicalità. Se la sentivo, allora dicevo ok, e se non la sentivo continuavo a coccolare quelle parole che avevo già messo sul foglio. Quindi insomma l'intento è di raccontare la magia di quei momenti, quelle esperienze di vita reale, come diceva Cinzia prima, semplici e intense, ricche di emozioni e di fantastiche relazioni che diventano storie favola. Questo libro è pieno di relazioni, potrebbe essere un trattato sulle relazioni, perché comunque ci sono gli esempi proprio pratici, tangibili, sulle relazioni che mettono in risalto il valore della persona, delle parole, parole buone, parole che nutrono, parole che aiutano, che spingono, che fanno vedere la realtà e che giocano. La natura ci ha interpellato, noi siamo sempre stati dentro la natura, tutto si anima, diventa parola, suono, racconto, gioco, stupore, ilarità, ci siamo divertite da matti. Il vento ci accarezzava il nostro passaggio, gli uccelli fischiavano, gli stormi fischiano, e quindi noi abbiamo imparato ad imitare anche i suoni, i canti della natura, i ritmi. Gli alberi, anche loro, raccontavano il sole, il rio Salto, il prato, la fatta spina e dorata, ci insegnano la vita. Le colline crestine, azzurrine, che vediamo all'orizzonte, raccontano tradizioni. Avete presente quando ci si siede sul prato e all'orizzonte ci sono quelle montagne azzurre? Ecco, loro hanno parlato anche loro. Tutti hanno raccontato le loro esperienze. Ben presto il nostro piccolo parco con il suo manto si trasforma in un incanto. La natura diventa la nostra amica, ci suggerisce parole, suoni, canti e ritmi. Ci raccoglie nel suo braccio e con lei procediamo. Scopriamo il suo linguaggio unico e speciale, che si percepisce con l'umanità del cuore. Non è facile comprendere e fare proprio il linguaggio della natura. Bisogna fare molta attenzione, fare anche silenzio e raccogliere tutte quelle sfumature che se andiamo veloci non riusciamo a vedere. Poi lo vedremo anche nella una favola, la leggeremo per intero, il Paro Pelo e il Nonno Pilo. E poi anche qui entrerà in scena anche il nostro Andrea Canevaro, una grande persona. Noi comprendiamo il linguaggio della natura, che è speciale e unico. E lo comprendiamo perché? Perché il nostro linguaggio è diventato pian piano il nostro linguaggio. La natura ci ha dato l'allegrezza, ci ha incuriosito, ci chiede anche la ritualità, il silenzio e il rispetto. L'allegrezza perché ci riempie di meraviglia, di stupore, noi inventiamo, cantiamo, suoniamo, giochiamo con le parole e con i contenuti che si intrecciano fra di loro e creano ritmo, musicalità e melodia. Ci incuriosisce perché? Perché noi abbiamo un grande giardino, un piccolo parco, bisogna vedere da che punto lo guardiamo, un piccolo quarto che è a forma di arco e alle due estremità abbiamo individuato un pensatoio. Quando noi facevamo le nostre passeggiate, a un certo punto ci fermavamo. Era Anita che mi diceva: nonna, ci fermiamo, ci sediamo. E quando ci sedevamo, lei pianin pianino scivolava sul mio grembo e poi mi diceva: nonna, raccontiamo, nonna, giochiamo, nonna, cantiamo. E in quella situazione, che appunto è sulla sponda del Rio Salto, ascoltavamo suoni, canti, voci, musiche della natura, movimenti che diventavano ritmi. Quindi abbiamo dato il via alla fantasia,
all'ascolto, alle espressioni della natura e le abbiamo raccontate per farle nostre. Tutte queste esperienze che sembrano piccole cose, per noi erano giganti, era tutta una scoperta. Quindi nel pensatoio ogni tanto ci fermavamo e dovevamo fare il punto della situazione, quindi facevamo ipotesi su come andare avanti e parlavamo anche con dei personaggi, oltre che al sole, al Rio Salto. Ogni tanto il Rio Salto si svegliava, poi sentiremo anche qualche racconto del Rio Salto, racconti del sole, tutto ci parlava. E avevamo anche due fatine. La fatina Spina era la guardiana dei frutti dimenticati su un'ala del parco e nella parte ovest, e la fatina dorata è la guardiana del piccolo viveto. Poi mi è stato chiesto, anche io continuavo a scrivere e a produrre e a rileggere per sentire questa musicalità, e mi divertivo quando scrivevo e mi divertivo quando rileggevo. Però mi è stato chiesto più volte, anche in campo accademico, come ho scoperto questo modo di scrivere. A me sembrava una cosa così naturale, perché mi veniva di getto e quindi non avevo problemi, non mi sono posta mai il problema qual era, poteva essere lo stile che ho utilizzato. E loro mi hanno detto, a sembianze lessicali particolari, insolite e originali. E loro mi chiedono, ma come definisci il tuo modo di scrivere? Perché ho cominciato a pensarci seriamente e ora ve lo dirò. E mi sono confrontato anche con una linguista di chiara fama. È una scrittura spensierata, mi hanno detto di andare piano, ok, vado piano, giocata in libertà e divertimento. Mi sono divertita fino alle lacrime. Ma proprio risate incredibili. Tuttora, quando desidero concedermi un divertimento rilassato, leggo alcuni passaggi e continuo a ridere ogni volta. Come dicevo prima, mi ha guidato il linguaggio della natura e l'ho sperimentato con Anita. Adesso ho pochissimo tempo, chiedo altri due minuti, se riesco, per dire proprio lo stile andrò, ecco, qui è pieno di rime, assonanze, cioè è la poesia che è piena di rime, assonanze e consonanze, giochi di parole e di suoni. Questa non è poesia, ma è una prosa, è una scrittura che mi arriva in modo naturale, nella libertà e nella leggerezza di giocare con le parole e i suoni. È una prosa leggera e libera, che assume sembianze lessicali proprie, e quindi ci sono suoni, contenuti, giocati, suonati e cantati. E comunque, per farla breve, a me piace chiamare questa prosa cantata, suonata e giocata, perché è piena di giochi linguistici e sonori, e quindi mentre leggerete suoneranno le parole attraverso la vostra voce. Le parole che mi hanno maggiormente emozionato le ho segnalate, ho in grassetto con le tre maiuscole. Io direi che posso dire solo questo, che tutte queste storie hanno uno scopo, lo scopo di dare valore alla persona, grande o piccina, dare valore alla parola e dare valore alle relazioni. Questo è lo scopo pedagogico, se vogliamo, filosofico, lo scopo di vita delle favole che troverete in questo libro. Bene, sono stata brava. Un'ottima ed esaustiva risposta. Tra l'altro mi fa molto piacere che dopo si legga il racconto del Palo Pelo e di suo nonno Pilo, perché è uno dei racconti, sono tutti molto belli, molto belli, molto interessanti, però Palo Pelo e nonno Pilo mi ha colpito molto. Mi ha colpito molto per tutta una serie di motivi. Intanto mi ha colpito quello che tu dicevi prima, l'aspetto
pedagogico, relazionale, affettivo che si crea tra nonna Marina e Anita all'interno della biblioteca magica. Ma mi hanno colpito molto anche i richiami alle scienze, alla letteratura, all'ecologia, che sono all'interno di questo racconto, e di come tutti questi richiami possono diventare elementi per avvicinare i più piccoli a situazioni estremamente importanti e che possono apparire difficili, quindi ai piccoli vanno presentate per forza da un punto di vista giocoso, giocoso e comunque leggero. Allora, è narrato. Allora, la domanda è questa, e parte proprio dal racconto Palo Pelo e Nonno Pilo. Ci puoi spiegare, Marina, com'è nata questa storia? Cosa ti ha portato alla scelta dei contenuti? E sono contenuti che a me sembrano anche un percorso metodologico didattico per l'apprendimento. Grazie. Grazie a te. Io ancora prima di... È difficile questa domanda? No, questa è affettiva. Mi hai fatto una domanda affettiva, perché devo parlare di un mio caro amico. Lo dico davanti a tutti, la prossima volta sarò più cattiva. sì, va bene. Grazie. Ok, mi fido e mi affido a te. Allora, già io personalmente avevo una corrispondenza epistolare con Andrea Canevaro, che sul piano culturale, che è una persona grande sia sul piano pedagogico che umano. E quindi quando ho cominciato a scrivere la prima storia, ho sentito il bisogno, il desiderio, soprattutto il desiderio di inviargliela. A lui è piaciuta tantissimo e ha cominciato anche a darmi dei suggerimenti, e allora quest'altro, abbiamo cominciato a riflettere sulle questioni, e riflettere con lui è sempre davvero costruttivo. E quindi ho continuato, però le volte successive, quando ho cominciato a scrivere le storie, ho coinvolto Anita. E quindi quando scrivevamo le lettere, alla fine scrivevo Marina, bambina, e Anita, divertita o colombina. Perché se non io ho risvegliato la bambina che è dentro di me, altrimenti non avrei potuto scrivere queste storie, perché comunque tutti noi abbiamo un bambino dentro di noi che a volte è assopito, a volte è sveglio. Quando ci divertiamo, quando ridiamo, quando stiamo bene, e comunque vuol dire che in qualche modo l'abbiamo svegliato e ci aiuta a stare bene nella vita, ad essere più ottimisti e quant'altro. E un giorno il nostro amico Andrea ci fa un dono, ci fa un regalo, ci regala uno scritto, e lo scritto aveva un titolo: Anche un palo della luce ha un nonno, al che io non ci potevo credere. Ho letto tutto d'un fiato questo racconto, questa che poi gli ho detto: questa è la prefazione, l'introduzione, quello che vuoi, ma la mettiamo dentro il libro, e infatti l'ho messa. E al che ho subito coinvolto Anita, ho detto: Anita, guarda che il nostro amico ci ha scritto, ho chiaramente interpretato quello che lui aveva scritto, e in più ho detto: guarda, andiamo a cercare dei pali, perché vogliamo, se vuoi, possiamo intervistarli come ha fatto Andrea con i pali della luce. Lei non mi sembrava vero andare a intervistare i pali, e abbiamo cominciato a girare per prima dentro il giardino, poi siamo arrivati anche fino alla biblioteca, dal palo della luce, il palo del telefono, quindi abbiamo trovato i pali con i segnali stradali e quant'altro, insomma, da quello e continuavamo a inoltrare ad Andrea questo. Poi ogni sera abbiamo preso l'abitudine che gli inviavamo una favola per fargli compagnia per la nina nanna della serata, e lui era felicissimo, e lui ci incitava a continuare a scrivere storie, a vivere storie, a scrivere storie, benissimo. E quindi e così è nata la storia del palo Pilo e il nonno Pilo. Abbiamo intervistato i pali, e i pali ci hanno dato altri suggerimenti, la natura ha continuato a darci suggerimenti, cioè non è che quando uno
quando noi adulti viviamo una relazione con i bambini, sì, dobbiamo comunque creare un filo conduttore alle cose che facciamo, ma non possiamo organizzare tutto, non dobbiamo fare una programmazione di lavoro, come non si può, non è significativo farlo neanche nelle scuole, perché comunque è necessario rendere viva la situazione per poterla fare crescere, farla fiorire attraverso anche la curiosità e le situazioni che accadono durante il percorso. E questo non significa andare fuori tema, questo significa stare nel tema e ingrandire quel tema, farlo diventare ancora più interessante e coinvolgere la vita. E infatti sono storie di vita, sono storie, esperienze di vita, e qualsiasi cosa la natura ci ha insegnato a scrivere, mi ha insegnato a scrivere, qualsiasi cosa, si è animato tutto, e tutto come un concerto ha contribuito a far sì che queste storie andassero avanti in modo molto dinamico e vero. E quindi grazie. Alla fine, quando l'abbiamo finita, gliel'abbiamo inviata, e lui credo che abbia applaudito, era felice perché il suo dono si è triplicato, perché ha fatto un dono e noi gliel'abbiamo proprio concretizzato, e quindi credo che sia stato un dono anche il nostro, un dono ricambiato. Grazie. E adesso ad Andrea veramente voglio inviare un bacio, perché sarà qui che ci guarda e ci applaude anche lui. Grazie Marina. Il pomeriggio prosegue con letture e con la musica, e poi con le conclusioni di Sandro Pascucci, che da buon direttore teatrale, Sandro, ti lancio un assist. Mi rispondi dopo però. Ma questo libro può essere anche una pièce teatrale? Dopo te lo chiedo. Dopo me lo dici, scusate. No? Allora, la parola a questo punto a Liana, interprete, a Liana Mussoni, e alle mani, cioè alla musica, di Andrea Branchetti. Grazie. Biblioteca. Parlano di Pelo e del suo nonno Pilo, il palo della luce, protagonista di una fantastica storia ricevuta in dono dal loro amico geniale e gentile Andrea. Anche un palo della luce ha un nonno. La nonna un po' legge e un po' racconta. Anita, guardiamo fuori, ecco alcuni pali della luce. Andiamo a vederli da vicino. Colme di curiosità ed ilarità, escono e volano sul prato grato e odorato. Salutano Rietto ancora stretto, contano tre pali di cemento con l'accento. Sono tutti collegati da un robusto filo un po' attorcigliato, molto stretto e poco fiato. La nonna con un dito dritto indica un filo che attraversa la strada ed entra nel loro giardino contadino. Dove va? Là. Si attacca a un altro palo vicino, piantato sull'argine del rio Salto. Il filo scavalca il rio, si aggrappa su un altro palo dall'altra parte, in disparte. Loro si avvicinano al palo, lo toccano. La nonna esclama: «È di legno!» Dritto, con un bel disegno. Lo osservano bene. Gli occhi balocchi corrono in alto. La cima le chiama a guardare e ammirare il bel
panorama che ha una certa fama, in attesa del sole alto ancora in pigiama. Buongiorno, Palo Pelo. Buongiorno a tutte e due. Ti piace il nome Pelo? Il nome mi piace come? Io sono Palo Pelo, buco e sbuco nel cielo favelo. Dove l'avete trovato? Cosa? Il nome. L'abbiamo raccolto nel vento attento, in una fila pila di parole amiche pacifiche di Palo Pelo, ed è arrivato zelo, stelo, asilo, mulo, malo, melo, milo, filo. Abbiamo fatto delle ipotesi, delle prove, ed abbiamo scelto Pelo. Anita e Marina posizionano uno sgabellino sul prato ben lavorato e curato, dove gironzola il gatto Giotto. Loro si siedono in un punto dove possono meglio osservare entrambi i pali, quello sull'argine dalla loro parte e quello dall'altra parte. Anita, di sott'occhio, con un sorriso curioso sul viso, guarda la nonna. Racconta, nonnina. La nonna si alza in piedi. Un po' leggo e un po' racconto. Tu, quando vuoi parlare, alza un dito incuriosito. Io mi fermo e ti ascolto. La nonna apre un quadernetto e continua a raccontare. Poco dopo Anita alza un dito spedito, fa un saltello, guarda il palo e... Come si chiama tuo nonno? Era un albero libero, avvolto nel mistero del guerriero, e si chiamava Pilo. Anita sventola una mano e conta. 1, 2, 3, 4. Io ho 4 nonni. E poi guarda la nonna. Sì, ne hai 4. Un giorno, quando ci sediamo nel pensatorio oratorio, ti racconto le loro storie di gloria e vittoria. La nonna sta scrivendo la storia di tutti i nonni dell'albero Seganti, dell'albero Bertozzi, dell'albero della Bartola e poi, se avrà ancora inchiostro nella penna che impenna, scriverà quella degli alberi Lami e Bernabini. Proprio tutti. Sono tutte stelle che brillano lassù nel cielo favelo. La storia di ognuno la mettiamo insieme a tutte le altre, così si fanno compagnia anche a noi che le leggiamo e le coccoliamo nello splendore del loro cuore, amore. Anita si rivolge ancora a Pelo mentre lo guarda di profilo. Povero Pelo, sei sempre solo soletto. Chi ti fa compagnia senza andare via? Ho il mio amico Filo, sempre attaccato a me, e tanti altri amici pali. Oltre a quelli in fila sul ciglio della strada, c'è il mio dirimpettaio. Entrambi siamo attaccati al filo del telefono che trasporta e trasmette le onde sonore impegnate ad andare da una parte all'altra lungo il filo. Ho anche tanti altri amici, tutti quelli che abitano la natura che cura. Anita, chi sono gli abitanti della natura? E Anita veloce, gli uccellini, gli animalini, gli alberi, il prato, i fiori. E poi pensa un po', fa un inchino fino e il sole, il cielo, il vento, le nuvole. Insieme salutano festose. Quanti amici! La voce noce di Pelo. Alcuni sostano impalati come me. Pensate agli alberi, un po' sono impalati e un po' si muovono, perché crescono in reami, in rami reami, in foglie sfoglie e frutti tiratutti, marabutti, avanti rosicanti, davanti e ruminanti. Anita ride. Ride a più non posso, attenta a non cadere nel fosso. E la nonna, sono parole ballerine e birichine. Porge una mano d'invito ad Anita.
Camminiamo, razzoliamo, zirliamo sul prato come due pulcini chini. Che dici? Lo facciamo? Porta stecchini, appena nati intorno ai nostri amici pali. Il palo pilo riprende il racconto. Tutto cresce, ricresce, esce. I movimenti degli alberi li posso vedere solo io e pochi altri. Vedono solo quelli che non hanno fretta, che non vanno con la lambretta, dove tutto corre. Andare piano e addirittura stare fermi o impalati, si vedono i movimenti della vita che cresce. Immaginate un fiore. Un fiore, un'ora prima c'è il bocciolo e poi esplode il fiore nel suo splendore, colore e odore. È una meraviglia che strabilia, sbriglia. Io mi incanto e la meraviglia mi piglia, pispiglia, consiglia una quadriglia con l'energia di una biglia al profumo di vaniglia. Un bes in bicicletta con le disdice tle la cerca neis ben stretta pravda e ciape non per prove prove burdeli e può andare in razon le un bes cuffav de asteli. È una soddisfazione, però attenti al vultedi, parno fino in te fos, zarò bi capitedi, cune muros mados, prove, prove burdeli. E può andare ragione e fo su fagai al steli e da soddisfazione. Se nonna Marina prova la bicicletta invece della lambretta. Noi abbiamo pensato a una bicicletta. E il palo? Giacomo Leopardi, un poeta molto bravo, gioca con le parole fino a farle sbocciare in versi in canto. Ve ne dico uno che dedicava a Silvia. Di lei sol m'appago. Io, per esempio, mi appago ad osservare con attenzione raccolta quello che conta, la natura e i suoi piccoli movimenti che hanno il sapore di magia e di vita. Pensate, fra un po' noi pari saremo sempre in festa, senza sosta, con l'arrivo della primavera fiera e battagliera. Un'ecosfera dove sboccia la vita che sempre in vita svita e avvita la vita. Sapete cos'è? No? Maestro, l'ecosfera è l'aria che circonda la terra, l'aria che respiriamo e dove la vita fiorisce. Nella natura viene arricchito, ricreato, rigenerato l'ecosistema dove tutto funziona alla perfezione. Ogni piccola parte arricchisce la vita di tutti. E tutto il resto che fa testo. Un'ecosfera è un sistema molto speciale dove la terra e l'aria insieme aiutano a crescere piante piccole e grandi. Pulisce, nutre, arricchisce la vita. Invita tutta la terra e sottoterra a far festa e crescere insieme e bene. Grazie, maestro. Pelo instancabile continua. Il filo che mi unisce al palo di rimpettaio è diverso da quello degli amici pali che vedete impalati sulla strada. Rugiada, barbadiada, battistrada.
Il filo che ci unisce trasporta la luce da un punto all'altro tramite il filo di rame delle mie brame. I pari sono contenti perché sono utili, sono loro che aiutano ad illuminare le città, le strade, le case invase. Pelo continua. Ora vi devo raccontare la meraviglia delle meraviglie che guarda e riguarda il vostro amico Sole, il re del cielo favelo. E Anita, ciao amico Sole! L'energia del sole è enorme, non finisce mai, perché il sole sorge ogni mattina e continuerà a farlo sempre e per sempre. Il sole ci regala i suoi raggi caldi, luminosi, che sbrillano, imbrillano. Alcuni scienziati hanno inventato i pannelli solari fotovoltaici che captano, prendono la luce del sole e la trasformano in energia elettrica che ci serve per far funzionare la televisione, la lavatrice, il frigorifero, il caricatore, il telefonino e... Non è finita qui, perché ci sono anche i pannelli solari che riscaldano l'acqua. E la nonna, quando il babbo Enrico e lo zio Fabio erano bambini, il nonno Corrado ha posizionato sopra il tetto nel punto più vicino ed esposto al sole un pannello solare e noi tutti avevamo acqua calda in abbondanza perché il sole generoso ne riscaldava in grandi quantità. E allora, evviva la vita, viva! Collettiva, in comitiva, creativa, esplosiva, innovativa, amica e sempre in buona compagnia. Grazie amico sole. Anita e nonna Maria salutano i pali della luce e del telefono e poi vanno a sedersi nel pensatoio per riordinare un po' idee e pensieri, accompagnati da una nannolata e tanti ninnoli. Ne passe lo e un se far me, la giaiva la minona, durma durma burdela. Ormai ta ci scalde, ta ne più fred, e se te la kerna pleina, le senti un anzal, u te passe da pres, un anzal, u te passe da pres. Si siedono comode, comode, la nonna toglie dalla tasca delle sorprese attese e sospese di paese. Un foglio scritto fitto fitto. Anita incuriosita guarda. Cos'è, nonna? È una lettera di Giulia, una nostra amica che legge tutto quello che la nonna scrive. La nonna amica studia a Roma, dove abita anche la zia Claudia. Giulia ha saputo del nostro amico Palo Filo e anche lei ci racconta una storia. Giulia ha conosciuto un omino, amico dei lampioni, di lampioni molto speciali. Li ha incontrati quando viveva a Varsavia, in Polonia, una città molto lontana. Ma è andata con l'aeroplano grosso grosso che vola in alto? Sì, è andata e poi è tornata. E la nonna continua. Uno di quei lampioni potrebbe essere il nonno del Palo Filo. Loro sono vecchi lampioni a gas, che dopo tanti anni funzionano ancora. Ci sono in alcune vie della città. Prima dell'energia elettrica si usava il gas per illuminare le città. Quei lampioni molto speciali sono gli amici del lampionaio e lo aspettano ogni sera per essere accesi, per brillare e imbrillare. La via agricola, una strada che corre a fianco di uno dei parchi più grandi e belli di Varsavia. Quel lampionaio Gaio, Giulia lo ha conosciuto un giorno di novembre, nel mezzo del pomeriggio. In cielo la luce era sempre più debole, più fioca. Si stava passando dal crepuscolo alla sera buia. Giulia vede un omino di spalle un pochino che si ferma ai piedi del lampione Gas Gas. È il primo dei lampioni della via. L'omino ha in mano un lungo bastone borraccione e una borsa risorsa. Appoggia la borsa per terra,
guarda in alto, solleva il bastone campione, lo infila nella lampada del lampione, tocca la lampadina ed ecco, appare la luce. Che bella luce faceva quel lampione! Una luce luminosa, scintillante, delicata, gialla e silenziosa. Questo Mino è un lampionaio. Dopo aver acceso gas gas, abbassa il bastone, si china, riprende in mano la sua borsa risorsa e si incammina verso il lampione successivo. Giulia, rapita, segue per un po' il lampionaio con lo sguardo curioso, stupito e rapito. È affascinata. Quel bastone sussurra carezze e brezze che fanno illuminare quei lampioni saggi e vecchierelli. Il lampionaio si muove con una saggia lentezza di chissà quello che fa. E lo fa con cura quando cammina al passo leggero di chi ha lanciato, che ha lasciato a casa la fretta, che corre sempre con una lambretta. La via diventa una magia. È illuminata e vibra di lucciole gialle e forti. Finito il lavoro, il lampionaio se ne va. Ritorna nella sua casa silenziosa, contento di aver dato un po' di luce alla sua città. E beh, la storia è finita. Gli occhi di Anita e di nonna Marina brillano, brillano, strillano di gioia e di stupore. Che sia passato il lampionaio anche da loro ed abbia acceso i loro occhi per farli allucciolare. Grazie, lampionaio. Grazie Giulia, grazie Andrea che ci ha dato l'idea. Ed evviva l'amicizia che baratta la tristezza con la gentilezza. E vissero tutti sulle colline colombine e vissero tutti una vita divertita. I nascondigli bisbiglio. Un'altra volta Anita divertita e la nonna saltellando vanno a fare una passeggiata, voleggiata, per sperimentare e annusare nella contraria brillata e brezzata del giorno come due coriaster invitate dal loro pacifico amico solletico Sole Girasole, che le aspetta al varco per giocare a nascondino nel parco, a fare frulli di luci parole sotto il sole. Anita saluta festosa, ciao amico antico! E la nonna, l'eco fa un magico solletico. Anita, dai, ridiamo e andiamo a giocare nel nascondigli bisbiglio sbadiglio coniglio! Subito, divertita, occupa il posto predisposto e, come di consueto, come un rito arricchito, si siedono sull'argine del rio Salto che mostra il suo volto in ascolto, molto coinvolto e folto. Anita con un salto, un sussulto in risalto, si avvicina alla nonna e pian piano scivola nel suo mambo grembo. Nonna, fai la nonnolata con le braccia. La nonna, ma mi insegni come si fa? Così. Anita posiziona le braccia sul petto come una culla e ninnola il suo bimbolotto dolce come un biscotto. La nonna segue le istruzioni, apre le braccia, raccoglie nel grembo in un abbraccio la nipotina e la dondola in qua e in là con un dolce lieve don don. Entrambe si abbandonano in quei soffici, dolci, teneri, piccoli ninnoli. Dendo foi et basil, dendo foi et basil, parfè una siva. Dendo foi et basil, dendo foi et basil, caio un ves. Dendo foi et basil, caio un ves, parfè una siva, ma la finestra. Dendo foi al basel, parfè una siva, caiò un ves, ma la finestra.
Demo una cosa grossa, demo una cosa grossa, voi un fior. Demo una cosa grossa, voi un fior, a voi un fior, dronta la cambra. Demo una losa zug, demo una losa tutta, voi durmoi. Ca voi durmoi contenta, su una losa zug, un fiore, una siva, ma la finestra. A voi durmoi contenta, su una lofla fug, un fiore, una siva, ma la finestra. Brava! Nino Pedretti, Nino Pedretti, Nina Nanna per una burlina. Si siedono ancora in ascolto. Sentono suoni, silenti e sottili sibili. L'acqua si affaccia, mostra la faccia e racconta. Loro si perdono nelle storie sentinelle di caravelle illuminate dalle stelle. Pum, tin, splash, plin, flum, floc, hoc, ci, cu, i, uc, i, oh, oh. Il Rio Salto è il fiumicello che costeggia le due ali aurorali del magico parco. Il poeta Giovanni Pascoli gli ha dedicato parole belle perché correva leggero vicino a casa sua, a San Mauro Pascoli, dove la nonna Marina, bambina, abitava con i suoi genitori e le sue sorelle. Suo babbo le diceva: eri una colombina biondina, sei nata su una collina cavallina. L'acqua continua. Marina regala alcune parole belle a divertita. La nonna si alza in piedi, guarda le soffici nuvole che giocano con il sole e solennemente recita parole, alcune parole, che le risuonano nella mente che sente e una ad una le prende dall'acqua arqua. L'acqua pare un luogo, un lungo gomitolo che si srotola senza mai finire. Nell'acqua viva e tranquilla si specchiano e brillano le stelle, tutte sorelle. L'acqua allegra saltella sopra i sassi assi, saluta gli alberelli che si inchinano al suo passaggio. Corre, canta, novelle alle gazzelle, sussurrano i pioppi del Rio Salto lungo la sponda del mio caro fiume, un fiumicello vicino casa. Ma voi solo vedo, amici pioppi. Fate un brusio dondolandovi al vento d'argento. Il rio è un ruscello speciale perché ha sorgenti lucenti e affluenti lungo il suo famoso percorso che è tutto un discorso. E poi vissero tutti sulle colline colombine e vissero tutti una vita divertita. Colline di Romagna. Sulle colline crestine e azzurrine la carpegna è tonda come una castagna che accompagna col passaparola sagre con la cuccagna per tutta la Romagna che sempre sogna. Il Rio Salto, molto colto e in ascolto, ha un sussulto. Si sente coinvolto e sciolto e fa un salto, mostra il suo volto e prende parola. Ascoltate bene cosa dice il fiume. Allungate lo sguardo. Vicino alla carpegna taglialegna, davanti a voi appare azzurra la vision di San Marino, sul monte del Conte Titano. Ora curvate lo sguardo con riguardo sulla vostra destra maestra, con
scorrete sulle colline cavalline e poco lontano vedete il castello guardiano di Rivano. Camminate ancora un po' e inciampate su Castelvecchio, guardatevi allo specchio, girate gli occhi a sinistra ed ecco sotto il telo, come un velo nel cielo, si intravede un angelo che si chiama Sant'Arcangelo. Il colle dell'Arcangelo, poeti qua e là, meglio baciarsi ancora. Raccogli dalla vita che arriva e se ne va, impara come si fa. Sotto il mantello dell'angelo prendono vita le favole, parlo così delle nostre malinconie e ricamati amori. Scrivo così mentre nascono poesie e una la scrivo per te. E se l'amore gira mi fermerò qua, sera di luna piena, che luce che fa. E se l'amore gira, migliora la vita, l'amor di giornata si prende e si dà. E se l'amore gira, poi toccherà a me, se basta così poco, se basta e sale. E se la ruota gira, fortuna ti prego, anche se non ci credo, tec mainza da me. E comunque volevo dire che vissero tutti sulle colline colombine e vissero tutti una vita divertita. Bottiglie smeriglie damigiane, felliniane. Un'altra volta, Anita e Marina vanno alla scoperta della cantina. Scrutano ogni angolo, seguite dallo sguardo vigile del nonno, che è il suo guardiano fagiano. Trovano botticine, cuccioline damigiane, felliniane, bottiglie, smeriglie, tutte impolverate. Quante bottiglie! Una fa sentire la sua voce. Nonno, ci ha sistemate ad una, tutte in fila sugli scaffali fanali. Siamo piene fino al collo di buon vino fanciullino. Con il cappellino facciamo un inchino a chi ci viene vicino con un accendino. Prima o poi qualcuno ci prende per il collo. Noi siamo sempre pronte per il decollo, ci portano in campagna, in montagna, non importa dove, noi siamo sempre in buona compagnia, in allegria, nell'attesa si affaccia la nostalgia, che sboccia, scalcia, abbraccia insieme all'odore di vinaccia. Anita e la nonna, dopo aver esplorato la cantina, si immergono nella vigna pigna. Durante la passeggiata lungo i filari, la nonna racconta. In settembre, senza ombre, dopo la maturazione aiutata dal caldo estivo, la vigna generosa dona a chi si è preso cura di lei tutti i suoi fitti frutti, non uno di meno. Tanta uva eva, uva da mangiare, uva da regalare, uva da pigiare. Durante l'inverno, quando la vigna è dormiente, tutti grati gustano il profumato sangiovese cortese. Loro continuano a gironzolare lungo i filari della vigna cicogna. La nonna riprende a raccontare. Per la vendemmia tante cose sono da fare. Uno, preparare tante cassette, canzonette, favolette da riempire di uva. 2. Rovesciare l'uva nella pigiatrice che subito comincia a girare, prende tutti i grappoli e diligentemente scarta i raspi, mentre le bucce e il succo li lascia scivolare nel tino, fortino, baroncino. E 3. C'è poi il tempo della fermentazione, quando il succo d'uva diventa vino novellino.
E poi qua! Trasferire il vino in un tino, poi le damigiane, capitane e infine in bottiglie vermiglie che presto correranno su tavole cantafavole in festa nella modesta foresta e poi vissero tutti sulle colline colombine e vissero tutti una vita divertita! Da nonno Corrado e nonna Marina, molto desiderosa di chiedere qualcosa, di raccontare qualcosa di importante e speciale. E dice: Nonna, la mia mamma mi ha detto una cosa bella bella, mi ha detto che dentro la pancia ho un bimbo mignolino, mignolino, eccetera, eccetera, che poi ve lo dirà lei. E quindi la nonna è partita in quarta per spiegare qualcosa che riguardava Anita, è il miracolo del nostro arrivo su questa terra e la partenza, il ritorno a casa in modo sereno e dolce. Ci ha raccontato il filo della vita in modo sereno e dolce affinché non ci impadroniamo delle tragedie della vita che purtroppo a volte ci coinvolgono. E quindi ogni stella arriva sulla terra perché i genitori chiedono al sole di poter avere una stellina sulla terra, dopodiché dopo tanti, 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 ma tanti milioni di anni, la stella ritorna a casa. E quindi una sera d'estate Anita era stesa sul prato e diceva: come si chiama quella stella? Come si chiama? E abbiamo nominato tutte le stelle. Leggiamo un frammento, l'ultimo intervento che faremo è proprio riguarda questa favola, questa storia, che si intitola È l'amore che muove il sole e le altre stelle. Ne leggiamo un pezzetto perché voi poi incuriositi andiate a leggervi tutto questo libro meraviglioso. Quindi chiedo un applauso a Marina perché ci ha regalato un dono veramente prezioso, era ad Anita ovviamente. Un'altra volta. Nonna, nonnina, la mamma mi ha detto che ha un bimbo mambo piccolo, un bimbo mignolo nella pancia. Lì nuota con una canotta zitta e dritta, gioca con un'amica, una simpatica foca. Che meraviglia! Sta comodo al calduccio nella pancia, tonda come un'arancia di mamma Laura. Sai, la pancia è un fantastico nascondiglio bisbiglio, una casa sicura per ogni piccolo bimbo mignolo o bambina che scalcia. E la nonna, questa è una storia meraviglia che ti piglia, scompiglia, bisbiglia una quadriglia mentre il suono della sveglia ti sveglia dal dormiveglia. Te la racconto? Anita si alza in piedi, fa un saltello battello, schiocca le mani distratte, scarlatte e soddisfatte. Sì, nonna! Dai, racconta e canta 50. La nonna.
Un giorno bello e buono sei arrivata tu, una stellina, angelina, splendente, sorridente, come in quella foto, e con un dito dritto e ardito, puntanita piccolissima e ridente sul vicino mobile, nobile, sempre immobile. Il sole, la stella più grande di tutto l'universo, immenso, misterioso e traverso, mi ha detto parole dal sapore di magia. È l'amor che muove il sole e le altre stelle. Marina, madrina, presto sarai nonna Marina, perché un abbraccio laccio caldo e tenero di Enrico e Laura ti ha desiderato e chiamato. Vieni, stellina, novellina, avventurina, biondina, croce rossina, ad abitare nella nostra casa sulla terra, al piano terra. Siamo tutte stelle e ogni nuova creatura arriva dalle stelle con le bretelle. Degli scienziati affermati e davvero bravi hanno scoperto che le stelle cantano felici nel firmamento della volta celeste, dove si raggruppano, formano costellazioni e insieme improvvisano cori canori. Noi non le sentiamo, ma loro cantano, accompagnate dallo schioccadita, battimano, e ci guardano da lontano. Chissà cosa dicono le stelle di noi due. Questa sera, prima di dormire, guarda oltre il soffitto e chiedi alle stelle se amano il fracasso e me lo dici quando ci vediamo e sempre ammiriamo. Anita, euforica, lancia un bacio abbraccio alle stelle, alla nonna, al babbo, alla mamma che sono tornati e le aspettano in casa con la luce accesa, distesa, estesa e sorpresa. Buonanotte, a domani, gabbiani vulcani. C'è una stella su nel ciel che ogni sogno può appagar e la gioia più serena ti può dar. Alla stella schiudi il cuore con fiducia e con amor e la stella di lassù ti guarderà. Il destino con sé si porterà i sogni di chissà soltanto perché legge nel pensiero e ogni cuore sa scrutar ed il sogno tuo sincero esaudirà. Dimenticavo, vissero tutti sulle colline colombine e vissero tutti una vita divertita! Dicevo che quando io mi relaziono, io penso anche voi, ci relazioniamo a un'esperienza di lettura di un libro, di visione di un quadro, di ascolto di un concerto,
Una volta che il concerto finisce, che le pagine di un libro finiscono, non si conclude il percorso emozionale, anzi direi che proprio parte da quel momento lì. Allora questa sera forse abbiamo vissuto un'esperienza dal mio punto di vista molto singolare e particolare, perché è come se avessimo vissuto dentro proprio una costruzione di una fiaba con gli autori, perché gli autori sono due, sono Marina ma anche Anita. Allora, come se fossimo dentro, come se fossimo, scusate, non c'è, come se fossimo dentro a questa fiaba, che oltretutto è una fiaba ambientata nei nostri territori. E quindi siamo in qualche misura chiamati a far vivere questa esperienza di fantasia, di relazione, di bellezza, ognuno di noi attraverso la lettura. Io, quando mi chiedevi può essere teatrale questa proposta di favole, ogni favola ha un aspetto teatrale. Ogni favola viene messa in scena nel rapporto, più spesso la favola presuppone ancora di più di ogni esperienza d'arte un rapporto con l'altro. In questo caso c'è un rapporto tra la nonna e la nipotina, ma è un rapporto proprio sostanziale al fatto che quello che viene detto deve essere messo subito in relazione con l'altro. E qui poi, ripeto, per me è stato molto, cioè, avendone viste tante di rappresentazioni spettacolari, o musicali o quant'altro, oggi è come se avessimo vissuto l'esperienza dello spettacolo, di questa proposta di parola, di musica. Marina usa ogni tanto prosa cantata, no? Una sorta di prosa, cioè, prosa suonata. Ecco, c'è qualcosa di musicale, cioè, poi Eliana e il bravissimo organettista l'hanno messo in evidenza, come c'è una componente proprio di prosa teatrale, di musicalità in questi versi. Io quindi non vorrei concludere niente, non devo concludere. Quando mi hanno chiesto che titolo devo metterti nei manifesti, di direttore teatrale, in realtà proprio perché c'era questa componente che io sentivo presente nei testi di Marina, che fra l'altro io non conoscevo, e Olga, che Olga per me è come le sirene per Ulisse. Quando mi chiama io abbandono il campo stamattina. Avevo questa straordinaria opportunità di essere a Pesaro col presidente Mattarella. No, 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 ma, no, no, oggi c'era Mars Gazzè, sono volentieri venuto qua. No, ma perché cito Mattarella? Perché lui ha citato proprio la relazione, che è una componente decisiva del rapporto nipote-nonna, ma è decisiva nel rapporto di una comunità. Ha citato proprio la relazione, la forza di una comunità in questo accordo che c'è tra i componenti di una comunità. È stato molto, molto, molto emozionante anche questo. Ho citato perché Olga mi ha sottratto Mattarella, ma io credo che ci siano, permettetemi, due pochissime considerazioni di tipo filosofico, perché la mia formazione viene da lì, arrivo al teatro. Però il mio rapporto col teatro, il rapporto con l'arte ha un aspetto filosofico, che è quello legato al fatto che l'arte, in questo caso le fiabe, ancora di più, perché nascono anche con un intento pedagogico. Qui, fra l'altro, siamo in presenza di due direttrici scolastiche, mi ricordo, era il terrore quando c'era bisognava mettersi in piedi, perché allora ci si metteva in piedi. Ma quando c'eravamo noi non ci si metteva più in piedi. Ma io sono un po' vecchio, non so. Quello che volevo dire è che personalmente, ma è un messaggio che mi mette in relazione con voi, con questa platea, ma con le platee
di un teatro, di una sala di concerto, ma anche con la sala, anche con il rapporto con le persone. È che, grazie al cielo, attraverso l'esperienza dell'arte, perché io considero un'opera d'arte una fiaba, è un'opera d'arte, perché è composta da parola, musica, è composta da relazione, è composta da emozioni, noi ci mettiamo in una condizione, noi creatori, voi creatori, noi ascoltatori, noi lettori, entriamo in una condizione straordinaria che ci permette di sospendere il tempo. Cronos, i greci hanno rappresentato il tempo come un dio malvagio che mangiava i suoi figli, e noi ci facciamo mangiare ogni giorno dal tempo che passa. La sospensione del tempo attraverso un'esperienza di lettura, di relazione, di rappresentazione teatrale e musicale è un'esperienza che ci è consentita a tutti, noi ascoltatori piuttosto che noi creatori o organizzatori teatrali come sono io, perché in questa maniera riusciamo a far sì che questo Dio che ci mangia venga allontanato, forse anche per il solo tempo di questa lettura e di questa relazione. Per cui io allora vi volevo dire una cosa e non ve la dico. Quello che volevo dire, no, adesso. Cioè, io giocavo un po', anche adesso che ho staccato la parte della messa in scena di questa serata, volevo dire che la fiaba, ripeto, ma Cinzia, Marina lo sanno, ah, poi ecco, io ti ho conosciuto con uno straordinario libro, che è La pedagogia del Del giardiniere, giardiniere. Sì, sì. questa, secondo me, è straordinaria questa visione della pedagogia come una pratica del giardiniere, del contadino, il rapporto con la natura, poi l'hai sottolineato tante volte. Il giardiniere, come per tornare anche al discorso del primo, del tempo che ci mangia, è colui che sa che il tempo si chiude, ma ogni volta si ripete, e ogni volta si ripete in maniera differente. Questo è anche il segreto del rapporto nostro, di tutti noi che possiamo avere con un libro, con una rappresentazione teatrale, con un libro di fiamme. Lo facciamo nostro, lo possiamo anche ripetere, anzi, più spesso ripetiamo una poesia, più spesso ripetiamo una canzone che ci piace, e ogni volta che la ripetiamo è differente. E questa differenza ci consente di superare questo tempo che ci mangia. Grazie. Allora, le domande? Se venite quelle domande, venite anche nella luce. Prego. Là in fondo. C'è una signora là in fondo? Prego. Prego, signora. Sì, vedo qua. Ciao Marina. Ciao, che bello. Mia domanda è... Umberto, ti cercavamo? La domanda è, ti ha aiutato di più la stagione di nonna o la vita da eterna Peter Pan? Ma direi entrambe. Comunque la stagione di Nonna è una bellissima stagione dove si riscopre la vita, si riscoprono tantissime, si riscoprono le sfumature che magari non avevo mai notato. E lì sono stata davvero nonna. E nella prefazione c'è proprio Andrea che esalta la relazione nonno-nipote e la relazione nonno-nipote custodisce delle meraviglie inaspettate e quindi l'idea di scrivere è proprio svelare queste meraviglie e farle vivere ancora, se è possibile. Grazie. Bene, Bella grazie. domanda, Umberto. Siamo in una situazione in cui possiamo fare qualsiasi domanda, se ci si può permettere anche di non rispondere, non c'è problema, può Potete fare succedere quello che volete. quello che Io volete. tempo. Beh, perché nelle favole Che lo facciamo nelle favole Susi, volevo dire, visto che non c'è nessun'altra domanda, innanzitutto
ringrazio tutti voi. Vi ricordo che lì alla Mussoni non si può comprare, è lì così. Quindi fate voi. Sarebbe e grazie. E grazie a tutti. L'unica cosa che mi auguro che ognuno di voi abbia un attimino d'estate il bambino dentro per poter andare a casa felici e leggeri. Ok, grazie a tutti. La cosa che volevo dire, chi in fondo e vissero tutti sulle colline cavalline e vissero tutta una vita divertita. Okay, grazie e buona lettura. Grazie Nicola, ecco voglio dire, Nicola, grazie che sei venuto, grazie davvero. Grazie. 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 Marina, grazie. Oh mamma mia, grazie. Diana, meritatissimo, sei stata splendida. No, sei stata splendida. Oh, che bello!